Polonius, un giocatore molto interessante, che l'abbiamo visto Anche già se fa parte di affrontare. OS, comunque il gioco finché è wall va bene, è sempre una mappa ladder edition, il gioco è wall, quindi direi che può andare anche bene. Chiedo conferma a Urkan, che ne pensi tu? Sì, va benissimo, non c'è nessun problema. Io ho messo la visuale come sempre su Yetto Beh, per... allora vi presento i due giocatori, mentre la visuale è su Shifu, il giocatore che prima ha perso la prima partita di questa semifinale, il giocatore in verde spawnato in basso a sinistra col colore verde, mentre dall'altra parte in cross position Bayer, che è comunque l'unico posto in cui il suo avversario può spawnare, il Protoss Polonius, che abbiamo visto nel game precedente vincere grazie alle sue unità che sono un po' OP, dato che è un Protoss, ma non importa. Il wind lo faremo più tardi, parte lo scout giustamente dopo che il Protoss ha messo il suo pilone. Polonio, se non sbaglio, è quello che sbagliava a mettere il Forge Expand, e stavolta non è nemmeno partito il Forge Expand, anche perché il pilone l'ha messo sopra la rampa, forse l'ha messo perché non voleva perdere troppo tempo ed era un po' in ritardo col movimento della probe, e quindi ha messo un po' in alto per evitare di rimanere supply bloccato troppo a lungo. Eh sì, mi sembra anche a me. Intanto dall'altra parte lo Zerg sta per ora soltanto dronando, è arrivato a 13, 14 droni, quindi niente, niente Forse vedremo pull. una 15-15, 15 Eh aceri, sì. 15 pull, oppure una 15 pull, 15 aceri, dipende da come si sentirà lo Zerg. Metterà una pull se vuole sentirsi più sicuro, se metterà un acero invece se vuole andare più di macro. Cosa ha messo in produzione in questo momento? La pull è La stata pull. messa in produzione a 14, quindi una 14 pull da parte dello Zerg, che ora tra poco andrà a prendere pull la sua verso 15 o 16, arriva il drone di scout da parte di Shifu, che lo vuole nascondere tra l'altro in un posto un po' birichino, però arriva subito la prova a mettere il pilone, e quindi questo drone verrà subito counterato senza troppi problemi. La prova comincia ad attaccare il drone, e il drone sarà costretto a scappare oppure andrà a fare dei giri per la mappa, per la base del Protoss, per vedere meglio cosa farà. Intanto la pull è quasi terminata, la base di espansione non è ancora scesa, vedete sempre il patrol di Polonius con la sua probe, che vuole evitare che lo Zerg metta la sua base di espansione, e in questo momento mette una... voleva fare una proxy acery. Il giocatore Zerg però non ha troppo funzionato, anche perché è stata subito scoutata dal Eh suo sì. avversario, che comunque in questo momento non ha né uno Zilota né altro per counterare questa espansione. Non so cosa farà, non credo che sia una buona idea, anche perché il Zilota arriverà tra ben 10 secondi, non sarà troppo un problema counterarla, e questa povera base avrà poca vita già al nascere, e non sarà difficile distruggerla, e facendo in modo che il suo avversario perda tutto il minerale. Comunque è stata messa pure la prima base di espansione da parte dello Zerg, e quindi mette solo questa base di espansione sia per rallentare che per spaventare un po' il suo avversario. Eh sì, praticamente sì, ma mi sembra una scelta un po' strana, anche perché il Protoss non ha optato per una Forge Expand. Normalmente si fa così quando si vuole impedire un Nexus first o qualcosa, cioè impedire la posizione del Nexus prima sull'espansione prima del previsto, ma invece il Protoss mi sembrava stesse andando di 3-gate Robo, se non sbaglio, o 4-gate, insomma qualcosa di una build senza espansione, quindi non serviva molto. Se non sbaglio non ha annullato l'espansione, quindi ha perso, no, ha annullato Sì, l'espansione, ha l'ha ripreso annullata. 300 minerali, una mossa un po' strana, perché in questo momento 225 comunque, sì, 300. 225 non 300, perché deve pagare giustamente dazio. Intanto il Protoss con un persecutore Zelota si sta facendo abbastanza aggressivo, 4 linghe in difesa della base dello Zerg, e l'acery dell'espansione ancora in costruzione. Purtroppo quella mossa ha fatto rallentare notevolmente l'espansione per lo Zerg, che in questo momento sta decisamente subendo Andando a 4-gate. Blatt. Sì, 4-gate per il nostro amico Protoss, che ha messo già un primo proxy pylon, ne sta mettendo un altro e proverà ad arrassare Un'altra produzione, sì. quanto Tra prima. l'altro Sì. due gate sono in produzione, però il warp gate è già terminato, la ricerca warp gate è già terminata, quindi un 4 gate alla grande, vengono warpati due stalker, mentre gli altri due gate stanno per terminare in questo momento. Il proxy pylon è stato scoutato, quindi lo Zerg ha capito che il suo avversario gli sta facendo un 4 gate. Il proto sta di sotto un sorvegliante, non ha mandato però il suo avversario in supply block, quindi non è un problema. Sta producendo tre impalatori il giocatore Zerg per riuscire a difendersi da questo 4 gate. Gli impalatori sono terminati in questo momento, e distruggono lo Zelota, che sono il maggior problema.
problema per questi link che vanno direttamente sugli stalker a fare il più danno possibile. Uno stalker è stato distrutto, però ne vengono warpati altri tre, mentre vengono prodotte quattro blatte. Se non arrivano in tempo queste quattro blatte potrebbe essere un vero problema per il giocatore Zerg in questo momento. Fa in modo che il suo ultimo operatore deve riuscire a terminare per un'ulteriore difesa. Vengono prodotte altre quattro blatte, vengono messe in, no, un'altra blatte viene messa in produzione. Lo Zerg ha troppi pochi minerali per riuscire a produrre abbastanza unità da riuscire a difendersi. Credo che questo possa essere un GG abbastanza Sì. veloce. Polonius voleva una vittoria veloce, non come quella di prima, dove ha dovuto sudare per vincere. La sfida è finita, però non ci sono né Ling, ci sono solo tre blatte a difesa di questa base dello Zerg. Un proxy pylon, ancora più proxy, è stato messo in Sempre produzione. più proxy, ormai è arrivato praticamente nella main base dello Zerg, che pulla tutti i droni per cercare una difesa estrema con le blatte, ma ormai credo che ci sia poco da fare perché il numero di persecutori è decisamente alto, potrebbero tranquillamente portarsi via tutti i probe e le ultime blatte, anche la Queen. GG mi sa da parte di Shifu e mi sa anche a me che sono un semplice caster. Abbiamo Quindi avuto 2 a 0. Puzzi. Puzzi. Va bene, diciamo che la squadra Beh, diciamo che è un bad manner, è un bad manner molto, molto.